Adesso siamo pronti, credo, per andare al telefono e salutare ancora un attimo l'allenatore di questa Vissartena che insomma sta prepotentemente scalando posizioni in classifica, 47 punti a meno 8 dai playoff, e chissà che non abbiano fatto un pensierino a questi playoff. Lo chiedo a Francesco Punzi, l'allenatore della Vissartena, che però non abbiamo ancora. Allora nel frattempo vediamo l'11 con cui oggi la Vissartena ha espugnato il campo della Nanni. Rausa in porta, Marianelli, Tarantino, Montesi, Pompei, centrocampo a tre con Costantini, l'autore del gol vittoria, Crescenzo e Panella, davanti Origlia, Persichini e Pagliaroli. Buonasera mister Punzi. Buonasera a voi. E allora, ce l'avete fatto un pensierino ai playoff, mister? Ma no, diciamo che oggi probabilmente dal punto di vista matematico forse abbiamo raggiunto la quota che ci può permettere di giocare le prossime partite in tranquillità. Noi probabilmente stiamo facendo una stagione un pochino superiore rispetto a quelle che erano le aspettative, ma sappiamo bene quello che è il nostro ruolo in questo campionato, quindi adesso mancano 7 gare, giocheremo naturalmente a mente sgomba, se così vogliamo dire, cercando comunque di raggiungere i migliori risultati di qui alla fine. E intanto possiamo vedere anche il calcio di rigore di Costantini con cui oggi avete battuto la Nanni, quindi viatico migliore per prepararsi al match contro l'Avellino non poteva esserci. Gioca con un 4-3-3 spensierato Punzi, che ha portato punti, bel gioco e una salvezza insperata al primo anno in Serie D. Il mister, appunto, allenatore pragmatico e capace di tirare fuori il massimo dalle rose a sua disposizione, ha sempre saputo raggiungere gli obiettivi prefissati e annovera nel suo curriculum ottimi campionati di eccellenza conditi da una Coppa Italia e una promozione in D con il Rieti. Con l'Avellino da valutare i rientri di Tozzi e Binaco. Il bomber, appunto, Giampiero Tozzi, punta centrale, potente fisicamente dopo aver fatto faville nei campionati di eccellenza, si sta confermando anche in Serie D. Arrivato a dicembre dall'Altamura, dove aveva realizzato un solo gol, ne ha fatti 10 in 14 gare con la Vissartena. Il leader è Ruggero Panella, uno dei calciatori più titolati del dilettantismo laziale. Ha vinto 5 campionati di eccellenza, ma solo quest'anno, per la prima volta, sta disputando un campionato di Serie D. Queste sono le informazioni che abbiamo raccolto sulla Vissartena. Mister, cos'altro ci può dire della sua squadra? Ma guardi, una notizia la possiamo dare subito: Tozzi non sarà della partita domenica perché il suo infortunio prevede almeno altri 10 giorni di riposo e quindi di conseguenza non ci sarà. Per tutto il resto credo che questa è una squadra che è riuscita, grazie al lavoro della società, del direttore Angelucci, a formare un mix di tanti giovani e di giocatori esperti comunque che sono riusciti a dare il loro contributo. Il nostro vanto, se così vogliamo dire, è che fino ad oggi non siamo mai stati neanche per una giornata nelle 6 posizioni ultime di classifica, e questo sicuramente per noi al primo anno è una situazione che ci aggrava. Sappiamo bene che domenica affrontiamo una squadra che per blasone, per rosa, per tutto è completamente diversa da noi, ma è bello proprio anche per la città comunque il fatto che si possa affrontare una squadra che rappresenta una città con una storia calcistica così importante come l'Avellino. In studio con me mister Edoardo Imbimbo, l'anno scorso vice allenatore di Novellino qui ad Avellino, e l'ex vice sindaco Antonio Gengaro. Mister, qualche curiosità per Punzi? Sì, volevo, salve mister, buonasera. Buonasera a lei. E volevo chiedere quale potrebbe essere il problema principale nel sapere di dover gestire una settimana importante dove la squadra potrebbe probabilmente accusare il colpo, sapendo di affrontare una squadra importante, una piazza importante come quella dell'Avellino. Sicuramente è inutile nasconderci, è una partita diversa rispetto a tutte le altre del girone, come lo è stata l'andata, ancora di più emozionante venire al Partenio. Diciamo che noi probabilmente nella nostra quotidianità siamo una squadra che lavora sempre con grande tranquillità, anche perché ormai la posizione di classifica che abbiamo raggiunto ci permette di non doverci più magari pensiamo guardare dietro, quindi ce la giocheremo a viso aperto, cercheremo di prepararla. Queste sono partite, lei mi insegna, visto il suo curriculum, che sono partite che non c'è bisogno di dire nulla, perché basta
leggere contro chi si gioca e i calciatori che compongono la rosa dell'Avellino per fare in modo che la partita venga in qualche maniera preparata bene mentalmente dai ragazzi. È naturale che è un premio anche per loro giocare contro una squadra così importante, contro dei calciatori che hanno calcato palcoscenici sicuramente diversi, ma noi ce la giochiamo come abbiamo sempre fatto anche all'andata ad Avellino, a viso aperto. Poi naturalmente i valori in campo sulla carta sono diversi, ma il calcio, voi mi insegnate, è l'unico giudice incorruttibile il campo, e quindi daremo a lui la sentenza alla fine dei 90 minuti senza nessun tipo di problema. Antonio, qualche curiosità per il mister? Ma una domanda, mica lei pensa che il Lanusei possa in qualche modo avere qualche defiance in questo finale di campionato, visto che l'ha affrontato? Ma guardi, io credo che loro stiano facendo un percorso straordinario, anche perché si pensava o si diceva, si poteva pensare che nell'avvicinarsi della fine del campionato magari potesse pesare su di loro un pochino il peso di essere in testa alla classifica, e invece stanno facendo un percorso incredibile, vincendo contro avversari che sulla carta erano decisamente più attrezzati di loro, e quindi credo che ad oggi possiamo dirlo senza nessun tipo di remore, a 7 partite dalla fine la posizione che hanno oggi in classifica se la meritano, perché sono stati in alto sempre, giocando a viso aperto su tutti i campi. È naturale che adesso nell'avvicinarsi proprio alla fine del campionato potrebbe mentalmente scattare dentro di loro la consapevolezza di essere abbastanza vicini al traguardo e vedere come agiscono a questo. Però è naturale che con la vittoria di oggi le squadre che gli siamo immediatamente dietro, Avellino e Trastevere, non possono più sbagliare, nella speranza mai che la Musei negli scontri con le squadre in lotta per le auto, magari nella trasferta di Trastevere, possa perdere quei punti che possa permettere di aprire questo rush finale. Grazie mister, in bocca al lupo allora per la partita di domenica e per il finale di stagione. Arrivederci. Grazie a voi, buona serata, arrivederci, grazie.